Eccoci qua, amici di YouTube, benvenuti a tutti sul mio canale. Allora, io vi invito a iscrivervi se non siete ancora iscritti e vi invito anche a visitare la mia pagina Facebook, Luce Cartomante Carte Napoletane, per chi non l'avesse ancora fatto. Mettiamo un attimo a posto. Per chi non l'avesse ancora fatto, dicevo, perché comunque ogni settimana pubblico anche le scelte dei mazzetti, le recensioni delle mie clienti, quindi naturalmente su YouTube potrei fare un video con tutte le recensioni, però le pubblico nella mia pagina Facebook, quindi vi invito, se vi fa piacere, naturalmente a seguirmi anche lì. Allora, come promesso, faccio un altro video per San Valentino, visto che è la festa dell'amore. Allora, il video sarà: a cosa pensa la persona che mi interessa a San Valentino? Quindi, visto che comunque ho già fatto un video su San Valentino la settimana passata, se non l'avete ancora visto, potete andare a cercare tra i miei video, lo trovate. Quindi in questo secondo, diciamo, parte 2, magari mettiamo parte 2 San Valentino, andiamo a chiedere qual è il suo pensiero, quindi cosa pensa, cosa prova lui proprio a San Valentino. Ok? Allora, quindi per chi guarderà questo video, YouTube, Facebook, vediamo un po' qual è il pensiero e i sentimenti della persona a cui stiamo pensando proprio il giorno di San Valentino. A cosa pensa e cosa prova? Là. Wow! Vediamo un po'. Ok, mazzetto 1, mazzetto 2, mazzetto 3. Qua mettiamo il cristallo di rocca, qua mettiamo la corniola e qui mettiamo l'ametista. Ok? Quindi pensate alla persona che vi interessa, la persona che avete a cuore e andiamo subito a vedere qual è il suo pensiero e il suo sentimento nel giorno di San Valentino, naturalmente verso di voi comunque. Anche in generale, vediamo un po', lasciamo libera parola alle carte, io preferisco. Allora, qui è una situazione complicata. Nel suo pensiero vedo molta rabbia. Nel pensiero di lui, nel pensiero di questa persona, voi lo pensate molto, però purtroppo lui si sente, devo dire, si sente debole, un mezzo uomo. Avete discusso probabilmente, io vedo voi che avete anche sofferto comunque, avete magari provato a parlare, a chiarire la situazione, la cosa forse poi si è un pochino accesa da parte di entrambi. Sinceramente, lui guarda da un'altra parte, ok ragazze, quindi voi vedete, voi state guardando verso di lui, la vostra faccia è rivolta verso lui, verso quello che pensa lui, lui guarda di qua, lui pensa ad altro, guarda ad altro, per lui questa è una situazione. Anche qua mi sa che ci sono stati blocchi Messenger, WhatsApp, io vedo messaggi ostacolati. Di conseguenza, l'unica cosa che posso dirvi è che comunque è come se distogliesse il pensiero il giorno di San Valentino, non vuole pensare, farà altro e si sente un mezzo uomo. Sì, mi esce fuori questa cosa. Poi naturalmente voi potete capire in base alle mie parole e inserirle come sempre nella vostra situazione. Ok, sì, è proprio come anche devo dire, è quasi contento, ma è una cosa finta, eh? È quasi contento magari di non avere una fidanzata, di non avere una donna, la donna del cuore. Ma è una cosa come per essere una persona che finge per non soffrire, una persona che fa lo sbruffone o la sbruffona.
è una persona che fa il duro, ma poi dentro nell'intimo si sente una persona debole che quindi finge di essere, tra virgolette, felicemente single, e tutte queste cose qua. Ok? Vediamo un po', mazzetto 2, corniola. Allora, pensa al passato con nostalgia. Inizio. Allora, qui probabilmente c'è un'altra donna. Potrebbe essere, come dico sempre, mi ripeto sempre, sempre, sempre. Potrebbe essere una moglie, un amante, una mamma che non vi sopporta, una sorella che non vi sopporta. Comunque io vedo una persona di sesso femminile negativa. Quindi lui sicuramente o lei in questo giorno di San Valentino penserà a voi, penserà al passato con nostalgia, ok? Però vedo che c'è stata una rottura. Di conseguenza, a me esce che questa persona vorrebbe mandarvi un messaggio, vorrebbe comunque contattarvi. Ce l'ha in progetto questa cosa. Vedo che ha problemi con quest'altra figura femminile, la donna di bastoni al rovescio è sempre la rivale. Ci sono dei problemi, delle difficoltà, non sa gestire la cosa, ok? Quindi il suo pensiero è rivolto sicuramente al passato, quindi a voi, la realtà è incasinata. Ognuno, come sempre, avrà la sua situazione, quindi non sto neanche a ripetere sempre le varie opzioni, però comunque devo dire che vi pensa con nostalgia, con tenerezza e con amore. Questo sì, però purtroppo c'è un qualcosa che si è rotto qua. Ok, andiamo a vedere. Terzo mazzetto, l'ametista. Anche qua c'è più di un uomo, cioè prima c'erano più donne, qua c'è più di un uomo. Allora, qua vedo una rottura. La stesa mi si apre proprio con una rottura. Devo dire che questa persona è come se aspettasse un ritorno. Io vedo che c'è l'attesa di un ritorno. Non è imminente assolutamente, è solo un pensiero, è un'attesa, eh. È una cosa lontana ancora, vedo. Questa persona sicuramente pensa al sesso, ok? Quindi al rapporto sessuale. Vorrebbe avere notizie, ok? Però non parla, non si esprime. Non penso proprio che sia una persona, purtroppo, devo dire, con dei sentimenti, proprio zero. Io non vedo sentimenti da parte di questa persona. Probabilmente avete capito anche voi che questa persona vi fa sentire sole, vi fa stare male e quindi probabilmente avete deciso anche proprio di non parlare, di allontanarvi. Io direi che avete fatto bene. È una persona semplicemente superficiale e interessata all'aspetto fisico, semplicemente uno che magari o una che va da un rapporto all'altro così senza poi costruire niente di importante assolutamente, ok? Quindi ragazze, io vi faccio tanti auguri di buon San Valentino perché comunque è la festa dell'amore, l'amore è universale, sia in un rapporto che anche in amicizia, comunque l'amore è la cosa più bella che c'è. Quindi io vi auguro un buon San Valentino, vi mando un abbraccio e ci vediamo presto con i prossimi video. Ancora grazie, 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 grazie veramente di cuore a tutti quanti. Luce.